assicurerò in spirito di servizio la guida del Partito Democratico nelle prossime settimane in vista di questo congresso, congresso al quale non mi ripresenterò candidato. La decisione arriva dopo una nottata sofferta, quando il contatore del consenso si ferma a poco più del 19%. Per il Partito Democratico a livello nazionale è un flop, tallonato di fatto dal Movimento 5 Stelle. Mentre il segretario Enrico Letta fa l'annuncio dal Nazareno, Piero Fassino, ultimo segretario dei DS e tra i fondatori del PD, si trova nei nostri studi per la diretta elettorale. Questo il suo commento a caso. Io ho detto e ribadisco qui, non si risolvono i problemi che abbiamo di fronte con frettolose cambi di segretario. Lo abbiamo già sperimentato nel passato e non ha portato bene. Ma la serata triste del PD, per stare all'espressione usata da Deborah Serracchiani, sembra essere stata meno triste in Veneto. Ci siamo battuti in una terra difficile, complicata, lo sapevamo, pedalando in salita, e mi pare che il fatto che si siano ottenuti 5 punti in più delle regionali e che si sia il secondo partito davanti alla Lega, quando noi eravamo il terzo partito dietro la Lega, sia un risultato naturalmente positivo, il che non lenisce naturalmente la sofferenza per la sconfitta nazionale. Per Andrea Martella, segretario veneto che torna in Parlamento, il passo non può che essere cadenzato. In Veneto abbiamo iniziato un lavoro che sapevamo essere una sorta di traversata nel deserto. Questo lavoro non è ancora concluso, anzi è appena iniziato, e lo continueremo passando per le prossime elezioni amministrative di Vicenza e di Treviso e guardando la scadenza delle elezioni regionali. Adesso però la parola deve passare ai territori, fa intendere da Treviso il segretario provinciale Giovanni Zorzi, e qui non manca una stoccata ai piani alti. Credo che la segreteria nazionale abbia dovuto, diciamo, dovesse un po' più prestare attenzione al territorio, alle istanze. Le faccio un esempio: in campagna elettorale, in questi ultimi giorni, nei mercati, insomma, nelle piazze, mentre si parlava, la polemica nazionale era sul dibattito Orban sì, Orban no, la gente mi chiedeva quali sono invece le proposte del Partito Democratico sul caro bollette. Ho bisogno di sedimentare un pochino e capire con quale linea andare avanti. Io spero proprio che la linea sia quella di avere come centro il bene comune del paese e non le careghe, non le poltrone. La politica è servizio e non sono parole queste, sono sostanza. O noi recuperiamo davvero questo spirito, altrimenti la gente ci vede come partito dell'establishment o poco altro.